Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché vengo ad un altro titolo, perché Libero come al solito da Toccapiano, no? E mi sposto, diciamo, da Napolitano all'anno di governo. Un anno di governo Meloni, rosicano ancora. Ma chi è che rosica? Beh, un po' tutti quelli che non fanno parte della maggioranza e che non... Quindi parliamo di partiti, di politici... Parliamo di partiti, parliamo di tutto un sistema di media, di informazione, di esponenti, di intellettuali, insomma, che da un anno non se ne fanno una ragione, continuano a trovare qualsiasi pretesto per attaccare il governo, anche quelli, diciamo, meno importanti, meno rilevanti, e quindi c'è... Ma anche, devo dire, anche su questa questione di Napolitano, no? Si è creata una polemica un po' sul nulla, nel senso che sono stati attaccati da alcuni giornali simpatizzanti, diciamo, per le opposizioni, antipatizzanti nei confronti del governo, sono stati attaccati i giornali di centrodestra perché hanno sottolineato il carattere divisivo di alcune scelte e di alcune iniziative che ha fatto il Presidente. Poi hanno appunto cercato di mettere il dito, no, non nella piaga, ma nel presunto gelo o freddezza con cui ci sarebbero state le condoglianze della maggioranza di centrodestra nei confronti di Napolitano, che io sinceramente non ho notato. Ho notato sicuramente da parte di alcuni giornali, compreso il nostro, la volontà di sottolineare alcune cose che erano state dette in passato e si ridicono con tutto il rispetto possibile per un ex capo dello Stato, una persona che non c'è più e è sicuramente una figura importante della politica italiana, però alcune cose sul il suo ruolo politico che ha avuto e quindi l'eventuale divisività, tu però dici. Sai, la rosicata è su tante cose, nel senso che poi tanto un po' di cose le vediamo nel dettaglio e capiamo se si rosica oppure no. Vedo che ci ha raggiunto Giulio.